Signore e signori, oggi risponderemo alla domanda che tutti si sono fatti almeno una volta nella vita. Quanta RAM serve al mio computer? Di quanta RAM il mio computer ha bisogno? Non credevo di dover fare un video riguardo questo argomento, però qualche tempo fa ho fatto dei test in live sul mio canale Twitch e abbiamo visto tutti i risultati che io poi ho provveduto a scrivere qui giusto come ricordo, e per fortuna sono tornati utili a questo video. Ma perché vi faccio adesso questo video e non ve l'ho fatto mesi fa? Con l'uscita dei Ryzen 7000 e con l'uscita imminente, che credo manchino comunque un paio di mesi, degli Intel di tredicesima generazione, la gente ha cominciato a chiedermi: ah, ma adesso con la DDR5, ma credi che 64 GB di RAM vadano bene? Ho un computer da gioco, credi che 32 GB di RAM siano abbastanza? Già. Partiamo da un piccolissimo presupposto. Volete acquistare 128 GB di RAM per il vostro sistema? I soldi sono i vostri, decidete voi quello che volete farci, ma io ve lo consiglio? Assolutamente no. Come ho sempre detto, bisogna controbilanciare bene tutti i vari componenti del sistema. Ad esempio, se io compro una CPU per fare rendering video, rendering 3D, eccetera, eccetera, devo comprare un quantitativo di RAM consono all'utilizzo. Ma quant'è questo quantitativo di RAM? Come ho detto, ci sono qui dei dati. Io che cosa ho fatto? Grazie al mio PC da streaming ho catturato l'immagine del mio PC principale e ho fatto dei test con 32 GB di RAM, che è l'attuale quantitativo di memoria RAM presente nel mio sistema principale, 16 GB di RAM, quindi togliendo due banchi di RAM, e 8 GB di RAM. Non ho fatto test con meno di 8 GB di RAM, perché se mettete 4 GB di RAM al giorno d'oggi su un sistema che monta Windows 11, credetemi, non andrà per nulla bene. O meglio, non andrà come dovrebbe andare, perché già con 8 GB di RAM, beh, c'è stato qualche problemino che poi andrò a farvi vedere. Ad ogni modo, questi dati sono stati presi non per ottimizzare le prestazioni dei vari componenti, perché vedete che il mio processore ha un punteggio decisamente basso nei test sintetici. Ma questo perché? Perché io sono sotto undervolting, perché questo test è stato fatto in estate, quando c'erano praticamente 40 gradi fuori, e non volevo che la mia CPU arrivasse a 70 gradi giocando a Rocket League. Quindi il tutto è stato fatto con un Ryzen 9 5900X con 1.1 volt di V-Core, una RTX 3080 e 32, 16 e 8 GB di RAM, un SSD M.2 Samsung 970 Evo Plus come disco di boot e un 980 Pro, quindi un SSD Gen 4 per il caricamento dei giochi, eccetera eccetera, in modo che non ci fossero assolutamente bottleneck di qualsiasi tipo. Con 32 GB di RAM ho fatto tre test fondamentalmente, due sintetici e un videogioco. Questo non è un test estremamente preciso per ogni casistica, ma vi dà una buona idea di quello che dovrebbe essere lo scaling in base alla quantità di RAM. Ho provato Cinebench R23 per andare a misurare le prestazioni della CPU, 3D Mark per misurare CPU e GPU, e soprattutto la CPU quando deve essere utilizzata anche per processi grafici, e ho provato poi Horizon Zero Dawn, che è un porting direttamente da PS4 e può risultare in prestazioni molto molto spiacevoli quando non ha i giusti quantitativi di risorse. Ma vediamo un pochettino i dati. 32 GB di RAM, punteggio multicore su Cinebench R23 18.867. Punteggio single core 1351. Come ho detto, il mio è un 12 core 24 thread, i punteggi sono al di sotto della norma perché sono in undervolt, il mio processore ha molta meno energia di quella che serve, quindi non andiamo a vedere questi punteggi, ma vediamo i punteggi che vengono dopo. 3D Mark, sempre con 32 GB di RAM, il punteggio totale era 16.483, il punteggio grafico 17.521 e il punteggio della CPU era 12.342. Punteggi abbastanza standard, non c'è nulla di strano. Il punteggio grafico è dovuto appunto alla 3080, il punteggio totale è la
l'unione tra CPU e GPU messe a servizio di benchmark a carico variabile, eccetera, eccetera, nessun problema. Adesso, Horizon Zero Dawn. Per quanto riguarda gli FPS, ha avuto un average di 110, un massimo di 195 e un minimo di 38. Per quanto riguarda gli FPS generati dalla CPU, abbiamo 115, un 95% di 88 e un 99% di 77. Gli FPS generati dalla GPU, siamo a 117, un 95% di 103 e un 99% di 91. Adesso, queste qui sono delle prestazioni che fondamentalmente vi dovete aspettare da una build classica. La mia è una build fatta sì per giocare, ovviamente, ma anche per della content creation. Ecco perché ci sono 32 giga di RAM. Quindi, adesso passiamo a 16 giga di RAM, che credo sia il quantitativo di memoria che tutti hanno nel proprio computer da gioco. E attenzione, non l'ho detto prima, ma questa è RAM a 3600 MHz, CL18. Sì, sono stato un fesso quando ho comprato questi banchi di RAM. Offendetemi nei commenti, ma quando farò un upgrade alla build prenderò della RAM effettivamente che costa un pochettino di più, ma che almeno dà delle prestazioni migliori. Ma ad ogni modo, in questi test non conta la qualità della RAM, ma conta il quantitativo di RAM, perché se noi andassimo a misurare RAM con delle latenze più basse sicuramente avremmo dei punteggi maggiori, ma credo che lo scaling tra 32 giga di RAM e 16 giga di RAM 3600 CL18 e 32 giga di RAM e 16 giga di RAM a 3600 MHz CL16 sia lo stesso tra i due kit di RAM. Quindi qua andiamo a vedere proprio il quantitativo. Ad ogni modo, Cinebench R23, punteggio multicore con 16 giga di RAM 18.776, praticamente è cambiato nulla rispetto a prima, e il punteggio single core 1335, praticamente anche qui siamo nell'ordine del è cambiato nulla, cioè sono prestazioni che voi non vedete assolutamente ad occhio che vengono a mancare, sono dei punti in percentuale molto molto bassi, quindi sinceramente non ci interessa. Andando a vedere 3D Mark, qui c'è un punteggio un pochettino più basso, nel totale abbiamo circa 300 punti meno, 340 punti in meno, siamo a 16.142 per il punteggio totale. Per il punteggio grafico è cambiato qualcosina, ma nemmeno così tanto, 17.419. Per il punteggio della CPU invece vediamo circa 900 punti in meno. Questo comincia ad essere un pochettino preoccupante, perché abbiamo 11.406 punti. Vi ripeto, preoccupante relativamente ai benchmark sintetici, perché i benchmark sintetici sono fatti apposta per andare a rilevare ogni tipo di variazione nel vostro sistema. Anche se voi cambiate una virgola di codice di qualcosa, un benchmark sintetico ve lo va a rilevare. Questi 900 punti in meno su benchmark sintetico risulteranno forse in mezzo frame al secondo in meno per quanto riguarda un videogioco? Vediamo con Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn ha un average di 107 FPS, degli FPS massimi di 179 e degli FPS minimi pari a 42, con un punteggio di 19.276. Ci sono dei numeri in meno rispetto a prima, decisamente, ma la CPU è riuscita a darci 116 FPS di media. Il 95% era 87, il 99% 76, quindi non è cambiato praticamente nulla per quanto riguarda l'utilizzo della CPU. La GPU invece, anche là praticamente non è cambiato nulla, abbiamo perso un FPS. Abbiamo un average di 116, un 95% di 102 e un 99% di 90. Cosa significa questo? Già qua possiamo cominciare a tirare praticamente una linea di correlazione tra i due quantitativi di RAM. Fra 32 GB di RAM e 16 GB di RAM praticamente ci passa nulla. E se voi dovete assemblare un PC da gioco, non vi servono 32 giga di RAM, ok? Se vi serve un PC da content creation, ai quali software potete allocare più di 20 giga di RAM, allora sì, lì ha senso. Ma adesso vi faccio vedere i numeri divertenti, cioè ho fatto i test anche con 8 giga di RAM. Partiamo dal presupposto che appena ho acceso il PC con 8 giga di RAM su Windows 11 non partiva la barra della ricerca. Cioè io ci cliccavo, non si vedeva nulla, non appariva. Ok, andando a fare i vari test sintetici, vediamo che il computer riesce comunque a portarli a termine in un tempo decisamente buono, fondamentalmente con dei punti anche abbastanza simpatici. Multicore
con 8 GB di RAM 18.493 e single core 1345 su Cinebench R23. Praticamente anche qui è cambiato nulla, letteralmente è cambiato nulla su un test sintetico. Però quando poi andate a misurare le prestazioni di CPU e GPU messe al servizio di un videogioco, in questo caso 3D Mark, ma che è comunque un test sintetico che deve andare a simulare il carico di un videogioco, e qua vedete un pochettino di punti che calano. Punteggio totale 14.923, punteggio della GPU 17.423, e fondamentalmente non è che cambi così tanto da 8 GB di RAM a 16 GB di RAM, ma il punteggio della CPU praticamente cala a picco, cala da 11.406 a 8.231. Questo perché la RAM è quel componente che, se ne avete abbastanza, non avete più prestazioni. Se ne avete di più, non avete più prestazioni. Ma se ne avete di meno, cominciate a perdere prestazioni. Vi faccio un esempio molto semplice. Se voi avete 16 GB di RAM e il vostro PC fa una richiesta di 12 GB di RAM, avendone voi 16, il vostro PC riceverà in una sola chiamata 12 GB di RAM. Se invece voi avete 8 GB di RAM e il vostro PC fa una richiesta di 12 GB di RAM, dovrà fare due chiamate, una chiamata da 8 e una chiamata da 4 GB di RAM. Il tempo che intercorre tra la prima e la seconda chiamata e tutto il tempo perso per appunto la prima, la seconda chiamata, poi l'arrivo della RAM, della memoria disponibile alla CPU, quella è latenza che viene misurata dai benchmark sintetici e che appunto vi fanno poi avere punti in meno. È un discorso che sembra molto complesso, ma che in realtà è molto molto semplice, specialmente quando andiamo a vedere i videogiochi, perché Horizon Zero Dawn ha avuto un benchmark, e l'ho scritto qui, nope, non è proprio partito con 8 GB di RAM, perché 8 GB di RAM sono troppo pochi per far partire un videogioco come Horizon Zero Dawn, che necessita comunque di molta memoria RAM per caricare, sapete, le aree, e ha bisogno di altra memoria VRAM, quindi memoria video, per caricare shader, eccetera, eccetera, e quindi nulla, non è partito. In conclusione, PC da gioco, 16 GB di RAM vanno ancora bene, non c'è praticamente una perdita di prestazioni che sia tangibile. 32 GB di RAM è per un computer che è fatto per la content creation, perché ci sono software, ad esempio io uso DaVinci Resolve, al quale posso dire: per favore prendi al massimo 24 GB di RAM e utilizzali per il pre-render, il render, per tutto quello che vuoi, per tutto quello che devi fare. E per un PC da gioco 32 GB di RAM comincia a essere una spesa difficilmente giustificabile, secondo me. È anche vero che voi possiate mettere in effetti solo 3 banchi di RAM e avere 24 GB di RAM, quella è una spesa più logica. Però poi capisco l'estetica, è brutto, è più bello avere 4 banchi di RAM, è ok. Anche se sono abbastanza convinto che il PC debba prima funzionare e poi essere bello, ma questi sono altri discorsi. 8 GB di RAM al giorno d'oggi, a meno che non facciate lavoro d'ufficio, quindi aprire Word, ma anche lì 8 GB di RAM cominciano a essere pochi quando si comincia a parlare di file molto molto grandi, perché io ho l'esperienza attuale con la mia ragazza che sta scrivendo la sua tesi di laurea ed è estremamente lunga come tesi, e lei deve montare assolutamente 12 GB di RAM, perché 8 GB di RAM cominciano a starle stretti, quindi è praticamente qualcosa che io non consiglio assolutamente, a meno che non siano lavori estremamente leggeri. Dati alla mano, questo è tutto, fatemi sapere la vostra. Come abbiamo detto, 16 GB di RAM è ancora lo sweet spot per i videogiochi? Sì, fondamentalmente sì. 32 GB di RAM sono troppi per i videogiochi? Sarebbe meglio una via di mezzo, sarebbe meglio un 24, ma ok, a voi la scelta. Come ho detto, io vi porto i dati, poi i soldi li spendete come volete voi. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao.